Macauri chiede: cosa ti aspetti dal domani? Posso dire che quello che mi auguro dal domani, cioè di continuare a fare il mio lavoro e stare con la mia famiglia e in generale le persone che amo. Ciao, sono Giovanni Truppi e sono pronto a rispondere a tutte le vostre domande qui a Revealed Sanremo Edition. Massi Lanciassi chiede: ti ha influenzato il primo Edoardo Bennato? Sì, sicuramente sì, non me ne sono accorto subito in realtà, ma a un certo punto l'ho realizzato. Gnfl Mrng mi chiede: cosa ti ha spinto a partecipare a Sanremo? Ma credo che sia una bella occasione per far conoscere la mia musica ad altre persone. È una manifestazione che ho sempre seguito, anche così per passione per la musica italiana, e mi sembra bello poterci partecipare. Rondinone chiede: ciao Giova, ma hai previsto un tour dopo Sanremo? Sicuramente cercherò di fare dei concerti dopo Sanremo, anche perché mi mancano molto. Pensare tanto chiede: tu ami te stesso? Penso di sì. Toto Frustaci, quando è stata scritta la canzone e in quanto tempo è stata completata? Il nucleo originario, fondativo della canzone, che sono le parole del ritornello con la loro melodia, è arrivato, non saprei esattamente quando, ma non più di un anno e mezzo fa. E poi ci ho lavorato, poi l'ho lasciata un po' lì, continuava a suonarmi un po' in testa. E a partire a cavallo tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, ho iniziato invece poi a lavorarci con gli altri autori della canzone e l'abbiamo completata, direi, in un paio di mesi. Mister Colto 17 chiede: mi sono tante volte chiesto, il gino da cui vai a bere tutti i venerdì sera è il Cerutti? No, anche perché credo che il Cerutti sia milanese e quando ho scritto questa canzone vivevo a Roma e frequentavo molto l'Angelo Mai, che è un centro culturale a cui sono molto legato, e in realtà intendevo, credo, non credo, intendevo l'Angelo Mai quando dicevo Gino. Marco Lori 85 chiede: come è stato collaborare con Contessa e Pacifico? È stato bellissimo. Sapevo già che erano due artisti fantastici, non davo per scontato di poterci lavorare bene e con piacere assieme, e invece è stato così. Matteo Mazzon 97 chiede: per la serata cover hai scelto Nella mia ora di libertà di De André. È il tuo brano preferito del suo repertorio? Difficile avere un brano preferito tra quelli di De André, perché ce ne sono moltissimi che mi piacciono molto. È tra i miei brani preferiti e mi sembrava quello giusto per raccontare una parte di me, delle cose che considero importanti. Filo Cange 88 chiede: un cantautore emergente della tua città che apprezzi particolarmente? La mia città, non so qual è, se è Napoli o Roma, e io ho vissuto la maggior parte della mia vita lavorativa a Roma, quindi ti rispondo con il nome di un cantautore romano che stimo molto e il cui nome d'arte è Il Mare Verticale. Anto Bravi New chiede: come hai scelto le canzoni di tutto l'universo? Le ho scelte cercando di individuare quelle che potevano rappresentare meglio il percorso fatto in questi 10 anni. Ho cercato di rispettare un equilibrio, di dare lo stesso peso ad ognuno dei dischi che ho fatto, tranne il primo, in effetti, dal quale tratta una sola canzone, e ho cercato delle canzoni che potessero stare anche bene insieme, ascoltate tutte di fila, cosa non scontata, perché i miei dischi sono abbastanza diversi l'uno dall'altro.
Grazie mille per le domande. Potete andare ad ascoltare tuo padre, mia madre, Lucia su Team Music.